progetto della rete di distribuzione dell'acquedotto. Ho sintetizzato in 9 punti le cose che dovete fare. Poi voi dovete recuperare ovviamente i concetti delle cose che abbiamo detto la volta scorsa. Prima cosa, dovete prendere la mappa del luogo dove volete progettare e su quella mappa delineate la rete. Ovviamente sulla carta digitale. Dove tracciate la pelota? La tracciate lungo le strade, questa volta chiudendo anche delle maglie, quindi avendo una rete di acquedotto, una rete a maglie chiuse generalmente, una rete mista per le parti estreme, ma a maglie chiuse. La collegate ad una rete di adduzione che voi pensate esista, anche se magari non la calcolerete, dipende insomma da come impostate il problema. Ad ogni tratto che compare nella vostra rete che avete disegnato in questo modo, voi associate un consumo in litri al secondo, generalmente. E come fate ad associare questo consumo? Beh, se guardate la lezione della settimana scorsa, lo potete fare in due modi diversi. Uno è quello di assegnare una dotazione agli abitanti e poi andare a capire quanti abitanti ci sono in quel luogo. E moltiplicare quindi la dotazione per il consumo degli abitanti e rapportato poi tutto a litri al secondo. E l'altra invece è quella di osservare gli edifici che ci sono in una certa zona e in funzione degli edifici associare a ciascun edificio un certo consumo idrico. Su questo punto torneremo anche fra un paio di lezioni, cioè non la prossima settimana, quella dopo ancora, quando parleremo degli impianti degli edifici. E allora lì vi introduco le unità di carico, cioè come si fa a computare il consumo idrico di un edificio in funzione di come questo edificio è progettato, di quali elementi contiene internamente. Per questa rete, una volta assegnata il consumo, assumete ovviamente che le sorgenti o comunque le opere di captazione vi diano la portata media da voi richiesta, cosa che in realtà non è sempre garantita. Però qui in questo caso lo supponiamo. A questo punto scrivete le equazioni di conservazione dell'energia e di conservazione della massa, quelle che abbiamo già visto, e dovete poi risolvere queste equazioni, che sarebbe il punto 5. In realtà voi userete uno strumento, cioè Epanet, per fare questo, che in pratica vi scrive le equazioni automaticamente una volta che voi avete impostato le giuste condizioni sulla rete. E quindi fate queste cose. Risolvete le equazioni, la risoluzione di queste equazioni che cosa vi dà? Vi dà il carico piezometrico ai nodi e il consumo naturalmente lungo i tratti e anche la direzione del flusso. Però voi dovete verificare la rete in quali condizioni? Nelle condizioni antincendio, sulle quali oggi poi ritorniamo quando vi parlerò dei serbatoi, e in caso di rottura. Dovete verificare anche che la piezometrica sia opportunamente alta, cioè di sopra dei 15 metri, 5 metri sopra il terzo piano di una casa, e non troppo alta, di sopra dei 70 metri, ma l'intervallo di variazione consigliato di variazione piezometrica presente tra il minimo e il massimo consumo dovrebbe essere contenuto attorno ai 20 metri di colonna d'acqua. Dovete osservare che la portata sia sempre presente anche in condizioni critiche, anche se parti della rete venissero per esempio chiuse o la rete venisse separata per motivi di manutenzione. Per far questo bisogna che i serbatoi di compenso giornaliero di cui parliamo oggi siano sufficientemente dimensionati
e abbiano un comportamento adeguato a quello che voi andate a stabilire. Fatto questo, di per sé voi avrete fatto sia la parte di progetto che la parte di verifica. Certamente vale la pena che voi consideriate comunque anche delle soluzioni alternative nel momento in cui si presentino dei problemi. Soluzioni alternative che magari non sono strettamente necessarie dal punto di vista funzionale, ma possono essere necessarie per il fatto che, per esempio, possono essere meno costose o più resilienti dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua. E questo è un po' tutta la sintesi di quello che dovete fare. Poi, naturalmente, farlo è un'altra questione. E quindi, avete dubbi, domande, cose su questa parte? Dopo l'Elisa, anche molto...